Oggi ci sarà un breve video dove spacchetterò e comprerò un paio di cose. Oggi abbiamo solo due chiavi demone, non sono riuscito a farmar tanto, quindi apriamole da una pagina in cui non ne abbiamo aperta neanche una. Questa 10 gemme, non male per una bella cassa. E questa 50 orbs, uno schifo totale. Come, non so, com'è possibile che io in solo 2 settimane di gioco abbia già raccolto 200 gemme e ho sbloccato il negozio della community. Quindi comprerò qualcosa, vediamo. Questo non lo posso comprare. Ma sapete che vi dico? Comprerò questo, che sembrava molto interessante. È una cosa da 3000, magari un robot. Questo che è molto bello. Anzi no, questo che è il doppio più bello. O se no potevamo comprare i rami, ma i rami costano tanto, a parte questo. Ok, dai, e visto che il video se no viene troppo corto, faremo anche la challenge, che io ho già completato, ma è comunque difficile. 3, 2, 1 e si gioca seriamente. E sono stupido. E sono ancora più stupido. Vi dico, ci ho messo 12 tentativi per finirla questa. Quindi probabilmente ce ne metterò anche di più con il video, perché devo concentrarmi anche di non sbagliare cose, tipo la registrazione che potrebbe andarsene da un momento all'altro. Quindi non sono totalmente concentrato come dovrei essere per finirlo. Ma adesso ci provo. Come? Perso? Come? Scrivetemi nei commenti ed un rabbo, perché ho perso in modo stupidissimo. Abbo nei commenti, voglio vedere almeno 5 commenti con su scritto Edonabbo. Se è arrivata a più di 10 commenti con su scritto Edonabbo e ovviamente a 10 like, vi porterò un pezzo della storia di Geometry Dash. E ho vinto la challenge. Mi piace. E vincendo la challenge vi sblocca un baule. Un bel baule. E se state un po' dentro, circa un minutino, vi usciranno degli occhi verdi che vi parleranno e vi diranno di trovare queste chiavi. È veramente difficile farle, trovarle anche, cioè, e capire quello che dice, visto che sono italiano. E vi faccio vedere un po' di nuove cose che ho sbloccato. Per esempio questa, questi sono quelli che ho sbloccato. Questo che è quello del mio youtuber preferito che gioca a Geometry Dash. Questo invece è bruttissimo. Poi ho preso questa. E basta. Poi di astronavi ho preso di nuovo questa. No, questa ce l'avevo già. Solo questa ho preso di nuovo, che è l'equipaggio, perché è bellissimo. Poi di ruote, ma ho solo questa. Di astronavi ne ho sbloccate 2. Tengo questa perché mi sembra bellina. Di frecce ne ho
sono sbloccato un po' e tengo questo. Di robot, equipaggiamo quello nuovo, ma ne ho ottenuti due nuovi che sono questi. Di ragni, come sapete, questo. Di scie, questa non funziona molto bene, quindi tengo sempre equipaggiata quella, e l'effetto di morte è sempre quello. Vediamo di cambiare colore al robot per farlo sembrare più arrabbiato. Così è perfetto. E ecco, faccio velocemente un livello. Per esempio, ecco qui. No, mi ha equipaggiato il cubo sfortunato. No, mannaggia. Questo livello è veramente troll. Si merita una bella sberla. Te ma fa schifo, cioè. E poi perché ho equipaggiato quel cubo? Potrei mettermi il covello, il fungo. Perfetto. Ah, e vi faccio anche vedere una bella chicca. Se andate su impostazioni, qui sopra con 10 user coins, che sono questi, potete aprire questo. Vi svelo un po' di codici, per esempio... Spooky, che vi darà un... vi darà un cubo. Se scrivete Sparky vi dà una moneta. Aspetta. Poi se scrivete Robotop vi darà un altro cubo, precisamente non mi ricordo quale. E per oggi il video è finito. Ciao!